Eccoci qua, stiamo sfornando i panettoni che sono arrivati a 92 gradi al cuore. Perfetto, sforniamo anche gli altri. Man mano, l'operazione va fatta rapidamente. Eccoci qua, appunto perché l'acqua evapora ormai molto velocemente all'interno e rischiamo di asciugarlo troppo, quindi questa operazione si fa velocemente. Siete? Sì. Ecco qua, stecche. Eccolo. Perfetto, eccolo qua, dobbiamo fare anche velocemente a capovolgerli perché la maglia glutinica è molto soffice, quindi è importante essere rapidi. Di solito questa operazione si fa sempre in due. Eccoci qua, il primo step è stato sfornato, adesso tra qualche minuto sforniamo anche gli altri. Eccoci qua, siamo alla parte successiva, l'altro step è pronto, li andiamo sempre ad infilzare e capovolgere. Certo, poi anche se iniziano a chiudersi, quando li capovolgiamo si riaprono, diciamo. Via. Ci siete? Non ti riesce? Com'è? Vale. Perfetto, ecco qua. Eccoci. Va bene? Ok. Bene, i nostri panettoni sono tutti sfornati, adesso ci rimane da attendere che si raffreddino e tra 12 ore potremo imbustarli. Perfetto. Applausi.